Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato qua a Prezzolano a fare l'Alvis, che è il sentiero che ho fatto decisamente più volte nella mia vita e ho anche portato più volte sul canale, ma è un po' che non ve lo porto, quindi andiamo a farci questa discesa un po' pazzerella. Restate in questo video perché più avanti sul drop voglio fare una challenge. Adesso andiamo di Stock Trail. Min jump. E qui evitiamo il drop e andiamo per le compressioni. Oh, occhio, c'è un albero in mezzo. Oh, la radice stra in fuori. E qui ci colleghiamo al drop. Adesso qua c'è il ripidone. Sempre un po' slippery. Adesso inizia la terza parte dell'Alvis, dove le cose iniziano a farsi serie. Come potete vedere spuntano le rocce. Il terreno è un minimo bagnato, il che non aiuta. Qui si rimbalza tra le rocce. Oh, oh. Farsi un piede. Ah, le spine. Ed eccoci qua al drop. Su questo drop voglio provare a vedere quanti metri salto, quindi voi adesso scrivete nei commenti secondo voi quanto riesco a saltare. Considerate che l'atterraggio è tutto di rocce, quindi non è la cosa più safe. La prima sfida sarà saltare 2 metri, molto facile, ma partiamo da questo. Quindi qua mettiamo il bastone e, come potete vedere, 2 metri esatti. Ok, partiamo easy con i 2 metri. Adesso andiamo con 3 metri. Questi sono 3 metri. Quindi mettiamo qua il bastone. Tre metri esatti. Sono arrivato a fine corsa anche con la forca. In realtà non sono arrivato al fine corsa, quindi vuol dire che si può boostare ancora di più. Adesso andiamo il tutto per tutto, dato che non so se faccio 4 metri, ma restate sintonizzati perché se ce la faccio voglio che lasciate un like, perché è un droppetto piccolissimo, sarà alto tipo 40-50 centimetri. Ci sei? Arrivo, adesso vediamo. Bro! Adesso sono arrivato al fine corsa per davvero. Come potete vedere sono atterrato lì. Adesso andiamo a verificare quanti metri sono. Sono atterrato esattamente qua. Adesso verifichiamo. Per me sono anche più di 4 metri. Thank you.
sono atterrato esattamente qua, 4 metri e 60 centimetri. Molto più delle aspettative, anche perché l'atterraggio, come vedete, non è dei migliori. Sono decisamente soddisfatto. Mi sarei tagliato le gambe se restavo lì. Dopo questo momento assurdo, possiamo andare giù vedendo di non morire qua. Un'esperienza che non consiglio, 4,60 m di jump sull'Albis. Adesso siamo qua al circolo Primo Maggio. No, no. Oddio, non mi mancava tanto, eh. Morto. Questo video pazzesco è giunto al termine. Ho saltato circa 2,5 km, quindi molto positivo. Lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao.